Partecipanti a questo panel, il panel numero 15 sulle infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile. Oggi sono previste tre relazioni che appunto avranno come oggetto quello che è l'obiettivo del panel, cioè quello di illustrare e discutere quelli che sono degli esempi di best practice che possono essere riferiti alle politiche dei trasporti, quelle più virtuose da un punto di vista ambientale, soprattutto diciamo in questo periodo che è caratterizzato purtroppo dalla questione del Covid. Però diciamo, forse questa pandemia ha qualcosa di positivo, virgolettato, ci sta lasciando, cioè nel senso che ci sta dando un'indicazione di quelle che sono le possibili, i possibili strumenti da adottare proprio per fronteggiare situazioni di questo tipo, ma che in realtà poi potranno essere adottate a regime anche in situazioni di normalità, almeno si spera, e si spera soprattutto che avvenga presto. Proprio perché diciamo, questi strumenti che noi stiamo sperimentando allo stato attuale, anche una revisione della domanda, nonché un ridimensionamento dell'offerta con degli obiettivi specifici, diciamo che un po' la regolazione ha imposto, ha permesso un po' di fare il punto della situazione rispetto a quelle che sono le reali esigenze. Perché normalmente, soprattutto con l'ingegner Luongo, molte volte abbiamo assistito proprio a una imposizione dall'alto dell'offerta che non tenesse assolutamente conto di quelle che invece erano le esigenze della domanda. Invece in questo caso c'è stato sicuramente un ridimensionamento voluto chiaramente per le questioni legate al contagio e altro, data appunto la situazione pandemica, ma d'altra parte si sono dovute tener conto e quindi presenti quelle che erano le esigenze di mobilità della domanda. Quindi in alcune aree, non generalizzo perché purtroppo ci sono molte eccezioni negative, nel senso che non sono stati considerati i flussi di domanda, origine e destinazioni, per cui a volte c'è stato semplicemente un ridimensionamento dell'offerta con un cadenzamento differente dell'espressione della domanda, quindi in termini orari. Però diciamo, questa è proprio l'occasione per fare una riflessione proprio di medio-lungo periodo. Quindi anche i pianificatori dei trasporti potrebbero proprio cogliere l'occasione per ripensare la mobilità. Questo sarà particolarmente evidente nel paper che appunto sarà presentato dall'ingegner Luongo e da Francis Cirianni, dove viene valorizzata molto la pedonalizzazione, e quindi come strumento di mobilità che sicuramente può essere ulteriormente apprezzato, che in questo momento diciamo, ci può parare dalle questioni appunto di contagio e di tutti quelli che sono i problemi legati alla questione Covid, ma che, ripeto, in una situazione di normalità invece è quella modalità, tra virgolette, da spingere ulteriormente proprio per farla diventare un elemento comune, soprattutto in alcune aree, non soltanto del paese per quanto riguarda l'Italia, quindi sicuramente nelle aree del Mezzogiorno, ma se vogliamo nel Sud Europa, dove c'è una maggiore resistenza diciamo, a lasciare le auto o comunque a utilizzare delle modalità e dei mezzi alternativi a quella che è proprio l'autovettore privato. Quindi dandoci un po' un ordine rispetto a quella che è la calendarizzazione diciamo, degli interventi, lascerei appunto quella che è l'impostazione data dalla segreteria, quindi inizierei io con il paper sulle best practices e le scelte di policy nel settore dei trasporti per una mobilità sostenibile. Seguirà la presentazione del paper congiunto, in questo caso presenta il lavoro del professor Fabio Pizzutilo dell'Università di Bari, di FSET, autovalutazione sulla sostenibilità dei contesti universitari, primi risultati, e seguirà poi la presentazione del paper a due nomi, ingegnere Angelo Longo e professor Ciriani, un approccio sostenibile alla pianificazione urbana nei percorsi pedonali e delle reti smart. Allora, diciamo, questo appunto presenta un po' quelli che sono i risultati degli strumenti che sono stati utilizzati a livello mondiale come indicatori compositi per una valutazione delle misure stringenti che sono state adottate in tempi di Covid e applicate alla mobilità. Come dicevo nella presentazione generale del panel, questi sono strumenti in realtà che saranno molto utili anche in futuro. Diciamo, qui li abbiamo un po' sperimentati, l'Università di Oxford
Oxford ha contribuito notevolmente, diciamo, anche al miglioramento di quelli che erano i precedenti indici che venivano utilizzati per queste finalità. E di fatto, diciamo, si ha la possibilità proprio di partire da questi nuovi indicatori per poterli utilizzare anche in futuro, per studiare meglio quella che è la domanda, quali sono gli elementi nuovi che in qualche maniera condizionano la domanda di mobilità, non soltanto in situazioni particolari come queste appunto che stiamo vivendo a seguito della pandemia, ma in situazioni, diciamo, proprio di ordinarietà e quindi in situazioni normali. Per quanto riguarda il paper nello specifico, cioè, innanzitutto c'è una breve rassegna scientifica rispetto a quelli che sono i contributi specifici proprio sull'utilizzazione di indicatori legati allo stringency index in questo caso, e successivamente viene presentato proprio un confronto tra i paesi europei per comprendere meglio quale sia stata, diciamo, la reazione non soltanto da parte dei governi rispetto all'adozione di misure di contenimento della mobilità a cui, diciamo, siamo stati tutti sottoposti, però in misura differenziata, ma anche appunto quale sia stata poi la reazione da parte della domanda, cioè per comprendere effettivamente dove è stata di fatto contenuta, perché, diciamo, tutta la popolazione, o comunque, diciamo, quella residente soprattutto nei grandi centri urbani, di fatto è stata bloccata, cioè non c'era la possibilità di circolare liberamente sul territorio comunale, e quindi era confinato, se vogliamo, nelle aree di quartiere, a meno che non ci fosse, diciamo, una giustificazione tale per cui era permesso il transito in altre aree. E quindi questo pone bene in evidenza questo indice, quali siano state le località, o meglio le attività, più o meno toccate appunto da queste misure. E quindi, ripeto, a regime questo può essere molto utile per comprendere poi di fatto quale sia il comportamento degli utenti di tutti i mezzi di trasporto, o comunque di coloro che hanno necessità di mobilità, appunto, per comprendere i fattori determinanti e i comportamenti conseguenti. Nel paper è contenuto anche un focus sulla situazione italiana, quindi anche perché l'Italia è stato uno dei paesi che ha adottato le misure stringenti più elevate rispetto agli altri paesi europei, e inoltre vengono appunto considerate quelle che sono le misure di rigore che sono state adottate, le relazioni con il numero dei decessi, nonché con il numero di persone contagiate a seguito del Covid e della ridotta mobilità, o diciamo nelle situazioni in cui di fatto poi sono state allentate queste misure di riduzione della mobilità, e lì si vede come di fatto nel momento in cui si allenta con l'adozione di misure stringenti, con un lag temporale misurato, appunto, il numero dei contagi inizia ad aumentare e la mortalità, chiaramente al netto ora della questione vaccini, perché chiaramente la situazione ora è completamente cambiata, però in situazioni particolari appunto si vede ed è stato misurato qual è il lag temporale necessario, diciamo, per poi far, diciamo, rendere ciclico l'andamento proprio della mortalità e della situazione di contagio. Quindi obiettivi e scopi del paper: presentare sicuramente quelli che sono i risultati di un sondaggio di opinione, in questo caso che è stato realizzato proprio dall'Agenzia dei Trasporti a livello nazionale, che riguarda proprio la mobilità al tempo del Covid. Questo appunto è diciamo, un rapporto specifico, è un'indagine che è stata realizzata dall'autorità, che ci fornisce dei risultati molto interessanti. Inoltre viene fornita proprio un'analisi di quelli che sono gli interventi di governance in termini strategici rispetto a queste tematiche, cioè proprio mobilità e Covid. Inoltre sono state anche individuate quelle che sono le possibili correlazioni tra le misure che sono state adottate dai singoli governi e quelle che, appunto, come indicavo prima, quelli che sono i comportamenti conseguenti da parte dei cittadini con riferimento agli spostamenti sul territorio, e quindi qual è stato poi in seguito l'effetto in termini di diffusione ulteriore dei contagi da Covid e in termini finali quale può essere stato, diciamo, l'impatto in termini di mortalità. Inoltre vengono date delle indicazioni su quelle che sono le possibili scelte strategiche che possono essere realizzate nel settore dei trasporti in termini di adozione di strumenti di politica dei trasporti.
Quindi per quanto riguarda la letteratura, quindi, diciamo, sicuramente soprattutto alla fine del 2020, diciamo, per quella che era la letteratura che era stata prodotta e quindi poi diciamo, pubblicata di fatto nel 2021, diciamo, questa era sicuramente molto limitata perché chiaramente un settore estremamente specifico, un ambito nuovo, quello proprio del Covid-19, e quindi erano sicuramente molto limitati i contributi, diciamo, in questo ambito. E questo purtroppo ha inciso anche negativamente rispetto a quello che i politici, o comunque la politica economica applicata al settore dei trasporti, appunto potesse decidere, potesse realizzare, cioè nel senso che una limitazione anche di suggerimenti in termini scientifici ha di fatto molto limitato, cioè quella che era un'azione, come dire, ponderata da parte dei politici dei trasporti, no? Da parte dei trasportisti o diciamo di coloro che sono i referenti principali dell'azione effettiva sul territorio. Quindi in questo caso, diciamo, non dico che le azioni sono state improvvisate, però non c'era una pienezza, diciamo, di conoscenza rispetto a quelle che potevano essere le conseguenze, perché chiaramente è stato un evento eccezionale, continua ad esserlo, quindi diciamo, si prosegue con adattamenti successivi, no? A seconda di quello che avviene, di quello che purtroppo registriamo, perché come abbiamo potuto sperimentare in passato, diciamo, si raccolgono i dati su base settimanale per decidere successivamente cosa fare e cosa no, no? Quindi di certo, diciamo, essendo questo un settore estremamente rigido in termini di offerta, non c'è una possibilità di adeguare prontamente l'offerta ad una modificata domanda, se questa appunto viene in qualche maniera liberata in termini di circolazione oppure deve essere contratta per contrarre il numero dei contagi. E questo, diciamo, è un grosso problema, cioè, e questo è stato evidenziato appunto in un primo paper da Gorman nel 2021, e anche diciamo, c'è un altro interessante paper insieme ad altri che diciamo, afferiscono, diciamo, in questo caso alle diverse discipline scientifiche, quindi utilizzano i dati sia sulla mobilità e sulle epidemie in generale, che ancora una volta sono limitati in termini di numerosità, ma che utilizzano, diciamo, dei dataset molto piccoli, diciamo, nel senso che vengono rilevati su campioni molto limitati. E in questo caso, diciamo, vanno ad affrontare, sono specifici di settore, c'è una categorizzazione, diciamo, dei segmenti di mobilità su cui vengono realizzati questi studi e appunto nel paper di Mendolia vengono passati un po' in rassegna tutti questi contributi che fanno riferimento a delle rilevazioni di tipo campionario specifiche che ci consentono in ogni caso di rilevare delle informazioni importanti, perché a volte, come dire, si fa un gran calderone di informazioni senza capire effettivamente che tipo di mobilità viene espressa, no? Non riusciamo neanche a distinguere a volte se è una domanda sistematica, se è una domanda erratica, per cui in realtà parlare di mobilità in termini generali, sì, è vero, ci fornisce un'indicazione, però di fatto è estremamente generica. Quindi entrare nel dettaglio, anche se diciamo, questo purtroppo ci porta a perdere delle informazioni, però quantomeno diciamo, queste discussioni contribuiscono ad analizzare in maniera più appropriata quelle che sono le componenti della domanda, per cui a segmentarla in maniera più appropriata, in modo tale da tener conto di quelle che sono le variabili più rilevanti e quindi capire, come sempre, quello che è il comportamento conseguente da parte della domanda. Per quanto riguarda diciamo, i dati e i metodi utilizzati, allora in questo caso, diciamo, in questo paper presento diciamo, tre banche dati differenti che sono state un po' alla base delle analisi, che sono servite proprio per illustrare quella che è la possibile relazione tra queste misure restrittive della mobilità che sono state adottate dai vari governi a livello europeo, con un focus, come dicevo, sull'Italia, e quelli che sono stati poi conseguentemente il numero dei contagi e la mortalità a seguito anche della riduzione oppure dell'allentamento rispetto alla mobilità, quindi della ripresa delle attività ordinarie. In questo caso, diciamo, i confronti, che qui presento in maniera, diciamo, selezionata, ma che poi nel paper vengono trattati un po' più in dettaglio, sono per esempio le aree del Lussemburgo, della Polonia e della Svezia. Questi sono stati i paesi che nel periodo 23 gennaio 2020 e 15 aprile 2021 hanno adottato le misure meno stringenti in termini di mobilità. E questo, diciamo, ha avuto
conseguentemente un numero di contagi molto alto, cioè la correlazione esistente in questo caso tra le misure adottate, che in questo caso provengono dall'adozione appunto, quindi della misurazione di quell'indicatore composito a cui facevo riferimento inizialmente, ci pongono in evidenza appunto quelle che sono le conseguenze, cioè quanto minori, diciamo, sono le misure in termini di restrizioni di mobilità, tanto maggiore il numero di contagi e quindi di mortalità. Invece, diciamo, c'è un altro gruppo di paesi, e tra questi una volta tanto spicca l'Italia in termini positivi, dove l'indice, diciamo, ha registrato i valori più alti, quindi l'Italia di fatto ha adottato le misure più stringenti tra i paesi europei, e questo, diciamo, ha avuto degli effetti in termini di numero di casi e di mortalità. Tuttavia, diciamo, ci sono delle componenti della domanda che non sono vincolate, diciamo, all'indice, allo stringersi index, perché, diciamo, il problema in questo caso che è stato registrato per l'Italia è stato proprio un comportamento, diciamo, di non adeguamento a quelle che erano, diciamo, le restrizioni di fatto adottate nel paese. Quindi, se sulla carta di fatto l'Italia aveva adottato delle misure stringenti veramente molto alte rispetto agli altri paesi europei, di fatto ci sono state, come dire, degli allontanamenti da questi comportamenti rispetto a quella che è stata poi la realtà, per cui non c'è stata una corrispondenza, diciamo, del comportamento della domanda della mobilità degli utenti rispetto a quella che è stata la misura elevata di contenimento della domanda. Di qui, diciamo, anche l'aumento del numero dei casi in termini sia di decessi sia di contagi. E questa, diciamo, è una rappresentazione possibile dello stringency index. In questo caso abbiamo un confronto appunto tra paesi e si vede come l'Italia, in questo caso non so quanto sia visibile, in ogni caso c'è questa linea verde che, diciamo, è quella che rappresenta l'Italia in termini di adozione delle misure restrittive della mobilità in confronto, diciamo, agli altri paesi. Poi, diciamo, nel dettaglio vediamo anche quello che è avvenuto in Italia e quello che è stato l'andamento, diciamo, dei decessi che sono stati registrati a seguito anche dell'allentamento di alcune misure restrittive. Quindi qui si vede in particolare come il numero dei casi di contagio sia enormemente aumentato successivamente al periodo estivo, no? E quindi nel momento in cui è stata allentata, diciamo, questa misura restrittiva della mobilità, il numero dei casi di contagi è andato alle stelle. Diciamo, meno evidente è stato il numero di decessi, per fortuna, però, diciamo, il numero dei contagi purtroppo è salito tantissimo, e questo, diciamo, mette anche in evidenza anche quello che è il lag temporale necessario, diciamo, per registrare questa diffusione della pandemia a seguito dell'allentamento delle misure stringenti rispetto alla mobilità. Un'altra fonte di dati, diciamo, che viene utilizzata un po' anche in altri paper, quindi la letteratura un po' sul tema, ci permette di utilizzare appunto questi Community Movement Records che vengono rilevati da Google e che ci permettono di evidenziare appunto quali siano, diciamo, i settori o quantomeno le località, le attività che sono interessate da un aumento oppure da una diminuzione della mobilità in determinati periodi. Anche qui è possibile fissare appunto di iniziale o un punto terminale, diciamo, di rilevazione, e vedere effettivamente in quali attività, diciamo, è stata, o quantomeno la motivazione del viaggio, no? Quella poteva essere la motivazione dello spostamento della mobilità da parte degli utenti, per quelle che erano le finalità e quindi la motivazione a spostarsi. Allora, diciamo, anche qui, diciamo, sono evidenti in termini rappresentativi, anche in termini percentuali, quali siano stati i settori, diciamo, più toccati. Allora, sicuramente attività commerciali che non fossero, diciamo, quelli alimentari, no? Perché diciamo, tutte le altre, come sappiamo anche per quello che abbiamo sperimentato a livello nazionale, chiaramente hanno dovuto chiudere i battenti, per cui, diciamo, molte di queste attività, diciamo, non erano proprio raggiungibili, nel senso che non c'era la possibilità di poter accedere a questo tipo di attività, nonché tutti i siti ricreativi che, come sappiamo, diciamo, per normativa adottata sono stati chiusi. Invece l'incremento è stato registrato proprio per le attività di tipo per le vendite a dettaglio di alimenti e le farmacie, che erano, diciamo, un po' lo sfogo, se vogliamo, tra virgolette, per le uscite giustificate, per cui la mobilità effettivamente lì è aumentata proprio perché erano le uniche possibili destinazioni. Tutto il resto, diciamo, non era raggiungibile.
aree verdi lì dove era possibile andare, sappiamo, no? L'utilizzo anche qui viene analizzata poi in dettaglio la possibilità di uscire con gli animali domestici e quindi di raggiungere aree verdi che potessero, diciamo, consentire anche alla popolazione di giustificare l'uscita. Diciamo, in questo caso l'incremento è stato del 16%. Per quanto riguarda in maniera proprio trasportistica, un po' più dettaglio, la riduzione è stata consistente per quanto riguarda per esempio le stazioni di transito, i punti nodali di trasporto. In questo caso la riduzione è stata del 31%. Questo è fortemente indicativo della contrazione della domanda di mobilità di tipo sistematica verso, diciamo, i luoghi di lavoro, chiaramente verso gli istituti scolastici, proprio perché appunto sono quelli, diciamo, più utilizzati. Chiaramente il turismo è venuto completamente meno, però per i luoghi di transito, diciamo, per quelli che comunque vanno a soddisfare una domanda di mobilità proprio sistematica, questi hanno registrato una contrazione del 31%. E anche, diciamo, per quanto riguarda il raggiungimento, quindi la motivazione sistematica legata alle motivazioni di lavoro, questa ha registrato un decremento del 20%, e invece è aumentato, diciamo, l'accesso alle aree residenziali, quindi, diciamo, c'è stato un incremento della mobilità verso queste aree. Quindi, volendo prendere qui in maniera sintetica un po' quelli che sono i risultati che provengono dall'analisi di questi dati, possiamo dire che i dati ci mostrano come anche in Italia, diciamo che per il paese, come vi dicevo, che ha adottato comunque tra le misure più elevate in termini di contenimento della mobilità, a seguito appunto dell'obiettivo da raggiungere, del contenimento come di fatto un allentamento di queste misure contenitive della mobilità, di fatto poi con un lag temporale, che è quello che abbiamo visto, diciamo, sperimentato per l'Italia, ma questo è replicabile per tutti i paesi del mondo, quindi è possibile anche confrontare il tipo di reazione che c'è, genera sicuramente un aumento dei casi di contagio da Covid, pur appunto con questo lag temporale misurabile. E inoltre, diciamo, le politiche di contenimento delle mobilità hanno interessato principalmente, come è stato possibile vedere dai dati, e delle variazioni percentuali registrate, le vendite al dettaglio e le attività ricreative, anche perché, diciamo, tutte le attività ricreative sostanzialmente sono state chiuse, e quindi chiaramente questo è stato il settore, o comunque la località di destinazione, più interessata dalla contrazione della mobilità a seguito della riduzione appunto di queste misure stringenti. Per questi segmenti, diciamo, di mobilità si è registrato, diciamo, un forte calo a seguito della chiusura di molte attività, sia commerciali sia ricreative, e anche perché è stato adottato in maniera veramente consistente, cioè interessante, lo smart working, e anche chiaramente la chiusura delle scuole, che ci ha costretto, e delle università, chiaro, alla DAD, quindi la didattica a distanza, e questo chiaramente ha avuto un impatto negativo sulla mobilità per questo tipo di motivazione, ancora una volta sistematica. Per cui, diciamo, c'è stato il crollo della domanda dei mezzi collettivi, cosa che invece ora sta riprendendo grazie, diciamo, alla riapertura anche graduale, sia delle scuole sia dei siti universitari, dove appunto viene somministrata la didattica o comunque l'istruzione in generale. Quindi, se volessimo trarre delle considerazioni finali, diciamo, rispetto a quello che è questo tipo di impostazione di attività di ricerca, possiamo dire che sicuramente è urgente migliorare quella che è la qualità dei servizi ai cittadini. Cioè, questo ormai è evidente, cioè, proprio perché ci sono delle esigenze particolari, non soltanto in determinati periodi come può essere questo del Covid, ma diciamo, l'offerta deve essere necessariamente sempre tarata su quelle che sono le esigenze della domanda. Quindi, questa non vuole essere una generalizzazione, ma devo dire che forse, come dire, la regola aurea da seguire nel momento in cui si vogliono implementare dei servizi o si vogliono realizzare delle reti per poi erogare dei servizi, quindi per promuovere poi peraltro anche una mobilità sostenibile. Inoltre, diciamo, è necessario intervenire con altri strumenti, quali per esempio la realizzazione dei piani e degli orari d'ingresso nei luoghi di lavoro, nelle scuole. Un po' lo si sta facendo, però devo dire che molte di queste cose sono un po' all'impronta, devo dire, poi sono oggetto di discussione successivo anche da parte dei vari stakeholder e dei soggetti interessati, perché anche in questo caso si sta un po' tentando l'imposizione dall'alto, e questo, diciamo, non ha gli effetti sperati, o quantomeno l'apprezzamento da chi poi deve subire queste decisioni. Anche, diciamo, per quanto riguarda le aree commerciali, al fine di ridurre
quella che è la congestione, è sicuramente per rendere più efficienti quelli che sono i servizi collettivi che vengono messi a disposizione della popolazione. Espandere l'uso sicuramente dei servizi di mobilità condivisa, su questo sapete bene, insomma, c'è un grosso dibattito, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, alcuni strumenti di mobilità leggera, tipo monopattini e via dicendo. Questi sono sicuramente in condivisione, però di fatto è assolutamente necessaria una regolazione, cioè nel senso che le stesse regole che osservano motociclisti e automobilisti dovrebbero essere osservate da coloro che utilizzano la strada o comunque la stessa sede stradale con mezzi differenti. Questo è vero sia per quanto riguarda le bici, in termini più generali, che sono uno strumento, diciamo, più diffuso e anche più antico, voglio dire, rispetto agli strumenti di mobilità sostenibile, ma che oggigiorno chiaramente assumono un'importanza di gran lunga maggiore rispetto al passato. Quindi sicuramente promuovere la mobilità ciclistica, però non serve soltanto promuoverla, cioè abbiamo bisogno, come sempre, di reti e di sedi proprie per la circolazione, diciamo, di questi mezzi. Diciamo che sicuramente ci sono tante esperienze che potrebbero essere considerate a questo proposito, proprio perché la promozione soltanto dell'acquisto, come è avvenuto in molte realtà, varie una di queste, non serve, cioè non è sufficiente, non che sia inutile, però non è soltanto sufficiente erogare un bonus per l'acquisto del mezzo. Bisogna poi di fatto promuovere l'utilizzo del mezzo e promuoverlo in maniera adeguata, sempre con il rispetto chiaramente di quelle che sono le regole di circolazione e anche dotando appunto gli utenti di reti con team che diano di fatto la possibilità ai ciclisti di muoversi in sicurezza e sicurezza anche per tutti quanti gli altri, cioè nel senso che non è una visione egoistica del ciclista, ma anche di coloro che utilizzano altri mezzi di trasporto, nonché gli stessi pedoni che nulla hanno a che fare con le attività di trasporti, ma che semplicemente appunto vorrebbero diciamo, mantenere il loro status di pedone in maniera sicura e peraltro rispettosa di quelle che sono le regole di mobilità. Un altro elemento che qui suggerisco è quello, diciamo, di rendere operativa finalmente la figura del mobility manager. Ancora una volta noi ce l'abbiamo sulla carta, prevista ormai da tanti anni, però di fatto in termini operativi questa figura rimane ad essere, continua ad essere sulla carta. Ci sarebbe un gran bisogno dell'attuazione, diciamo, delle attività da parte dei manager della mobilità, lì dove di fatto c'è una concentrazione della domanda, perché questo potrebbe garantire, o comunque servirebbe molto, ad una gestione del servizio molto più adeguato rispetto a quella che è la domanda da soddisfare nei vari punti nevralgici che sono appunto generatori della domanda. Pensiamo alle aree ospedaliere, alle università, alle scuole, diciamo, tutti quei nodi che sono strategici, diciamo, a livello delle città e che generano una forte mobilità. Il mobility manager potrebbe sicuramente aiutare diciamo, la stessa città ad essere gestita meglio e a rendere la mobilità più sicura e sicuramente rispettosa di quelle che sono le esigenze. E inoltre enfatizzare anche quella che è la logistica urbana ed extraurbana in modo sostenibile. Anche questo, cioè, in termini di differenziazione di orari e di punti in cui di fatto esercitare anche lo scambio tra i mezzi, i punti termodali, i centri di distribuzione urbana, insomma, sono tutte cose che in parte conosciamo, che di fatto però sono un po' messe da parte. Che invece, soprattutto in questo periodo, diciamo, potrebbero essere diciamo, ricaldeggiati come strumenti proprio per gestire al meglio non soltanto la mobilità delle persone, ma anche delle merci. Queste sono alcune delle indicazioni bibliografiche, insomma, alla base di questo paper. Chiaramente ci sono tanti altri lavori che ora stanno venendo fuori, perché chiaramente una volta partiti poi su un tema si va, diciamo, la letteratura si arricchisce notevolmente, però queste sono appunto alcune dei paper che ho utilizzato per questo lavoro. E, insomma, li metto qui a disposizione con la possibilità e con la speranza, insomma, di poter continuare su questo filone. Grazie per l'attenzione. Non so se avete osservazioni, domande, qualcosa da chiedere in termini di approfondimento o No, altro. volevo solo anticipare un attimo, forse non il mio intervento, non il nostro intervento con Francis, è che c'è una, come dire, una credo esasperata attenzione verso, parlando di mobilità sostenibile, verso la micromobilità o quella condivisa. Io noto ancora oggi
nel panorama ingegneristico, ma anche, come dire, dei pianificatori, scarsa attenzione verso la pedonalità. Cioè noi anche, poi lo vedremo, insomma, perché credo che non possiamo parlare di mobilità sostenibile se non andiamo a intervenire rendendo efficienti tutte come dire, tutta la catena di spostamenti e le modalità che servono quella catena di spostamenti. Anche nella bibliografia internazionale c'è una spasmodica attenzione verso il trasporto pubblico che è difficile da gestire, come dire, abbiamo avuto la prova nelle questioni pandemiche, soprattutto in area urbana, no? In cui è difficile controllare l'accesso alla modalità. C'è una spasmodica attenzione verso la micromobilità e anche quella condivisa, scarsissima attenzione alla mobilità pedonale. Però, come dire, lì dovremmo forse un po' più sensibilizzare, perché poi è sostanzialmente la modalità di trasporto naturale, cioè non c'è nulla se non rendere intervenire sul comportamento del pedone e renderlo poi come dire, inserito nell'ambito di una catena di spostamenti efficiente e di qualità. Insomma, credo sia. Sì, assolutamente sono d'accordo, Angelo, su questo. È anche vero però che diciamo, avremmo bisogno anche in questo caso di aree proprio chiuse al traffico, no? Di rendere pedonali molte aree, soprattutto di quelli che sono in quei contesti urbani, diciamo, congestionati, anche perché così, diciamo, di fatto i pedoni hanno, come dire, anche una tranquillità mentale, no? C'è proprio un rilassamento rispetto al fatto di poter fruire di un'area che di fatto non viene utilizzata altri mezzi che, appunto, come dicevamo prima, sono davvero pericolosi, cioè che possono essere le bici, i monopattini o quant'altro, addirittura le autovetture, no? È anche vero però che rispetto all'adozione di questi strumenti abbiamo anche una fortissima resistenza delle aree commerciali, no? Comunque dei negozianti, che soprattutto in una fase iniziale mostrano appunto una contrarietà rispetto all'adozione di questi strumenti. Però è anche vero che a posteriori gli elementi di apprezzamento ci sono, cioè nel senso che la gente di fatto staziona anche quelle zone pedonali, soprattutto se chiaramente hai un misto di attività che possono essere chiaramente praticate ed erogate, e quindi gli effetti positivi vengono effettivamente registrati. Quindi è una questione, come dire, mentale, di adozione, diciamo, di strumenti che devono un po' superare quelle che sono le vecchie idee, le vecchie resistenze che diciamo sistematicamente vengono fuori, ma che poi, voglio dire, possono, come dire, cadere tranquillamente nel vuoto nel momento in cui si presentano i risultati che effettivamente vengono conseguiti altrove e che poi vengono realizzati lì dove effettivamente c'è l'implementazione di strumenti di questo tipo. Abbiamo bisogno, permetto di aggiungere all'intervento di Angelo, anche di capitale umano, da formare, da avere all'interno di tutti gli enti pubblici che sono la che devono gestire tutto questo processo di trasformazione, di cambiamento. Non basta avere la posizione, la casella nell'organigramma del sustainability manager, ma occorre avere una struttura con personale formato che cresce, che capisca, che conosca tutte le problematiche e che sia in grado professionalmente di gestire questa trasformazione. Un elemento, secondo me, un pilastro essenziale di questo processo. Di questo processo, senza il quale non si riesce ad andare più di tanto avanti. Sì, anche su questo sono assolutamente d'accordo, cioè le conoscenze e le competenze sono fondamentali, appunto non è sufficiente istituire la figura, no, del mobility manager se poi di fatto innanzitutto non si è operativi, ma poi non si hanno proprio gli strumenti o comunque non si ha uno staff in grado di gestire questo fenomeno. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo. Che dire, a breve parte una short master all'Università di Bari sui mobility manager, chiaramente lo coordino. quindi partiamo, ok, buono. Sì, no, non te l'avevo detto perché insomma cioè, ho le dita incrociate finché non esce il bando in maniera, come dire, cioè, me la volevo tenere un po' per me, insomma l'ho pubblicizzata, ma circolerà a breve. Comunque sì, è un corso che è stato approvato proprio per soddisfare questo tipo di necessità, no? Di formare come dire, il capitale umano a cui faceva riferimento Fabio, di avere poi alla fine delle strutture effettivamente capaci di gestire il fenomeno, perché, come dire, uno si può anche
inventare, cioè, un ruolo, però di fatto questo è assolutamente, diciamo, non ci porta assolutamente da nessuna parte. Riccardo Jevoli, assolutamente sì. Salve, prendo un attimo, diciamo, siccome penso di sono l'unico esterno che sta ascoltando la sessione, prendo l'occasione per fare una domanda, diciamo, a riguardo, se posso, insomma. Assolutamente. Allora, diciamo, la cosa interessante, secondo me, del discorso è capire, questo lo chiedo a voi perché sono abbastanza neofita dell'argomento della mobilità sostenibile, in quanto me ne sto occupando da un annetto a questa parte. Capire se anche secondo voi c'è un problema di governance, nel senso che quello che abbiamo notato un po' con la ricerca che facciamo con l'Università di Ferrara è stato che c'è un po' di scollamento, soprattutto all'interno dei documenti di pianificazione degli enti. Quello che noi abbiamo cercato di fare è stato analizzare un po' questi documenti. Il documento centrale della mobilità sostenibile della pianificazione dovrebbe essere il PUMS, non so se ne avete parlato in precedenza. E quindi diciamo quello che abbiamo registrato è un po' uno scollamento, speriamo di farlo diciamo sempre in modo più formale poi di presentare questa ricerca, c'è stato uno scollamento tra gli obiettivi che ci sono nei PUMS e quelli che magari ci sono nei piani della performance sia degli enti locali che approvano questi PUMS, ma anche a livello ministeriale e a livello regionale. Quindi noi avevamo immaginato un po' questa filiera della mobilità sostenibile, quindi ministeri, regioni e enti locali, vedendo però un po' questo scollamento, soprattutto dal punto di vista degli strumenti. Quindi volevo chiedere a voi, che siete sicuramente più esperti di me, cosa ne pensate in merito. Sì, do una breve risposta, poi passo la parola anche agli altri relatori previsti, insomma, qualora vogliano intervenire. Nel paper che io ho presentato, in realtà non ho fatto riferimento al PUMS, allo strumento specifico, però concordo sul fatto che sia necessaria una governance adeguata, perché è fondamentale, diciamo, per la gestione di questi strumenti. A volte assistiamo, come dire, alla predisposizione di PUMS che sono, come dire, soltanto un insieme di idee che sono molto lontane da quella che è la realtà. E questo sicuramente non fa bene a nessun territorio perché, come dire, la predisposizione di un documento che non rifletta esattamente quelle che sono le esigenze del territorio al quale, diciamo, quel PUMS è legato, comunque lì dove deve essere adottato, chiaramente non serve assolutamente a nulla. Quindi è necessario sicuramente avere una visione strategica, del territorio e, rilevarla all'interno dei documenti, di pianificazione e di programmazione. Assolutamente sì. Angelo, non so se Fabio, se Io qualcuno. credo No, che l'ultima no, generazione di PUMS, quelli che sono in corso di predisposizione, abbia un po' superato questo scollamento tra strumento di pianificazione dei trasporti sostenibile e poi governance del piano. Perché, allora, è anche il tema della contestualizzazione poi degli interventi generali di mobilità sostenibile nell'ambito della grande, come dire, di questa intensa fase di discussione col territorio, no? Con l'area e con i gruppi focus tematici sul territorio, perché è importante acquisire, come dire, non solo requisiti della domanda in termini quantitativi e qualitativi, ma anche le abitudini, i comportamenti e cos'è che induce in particolari aree, in particolari contesti, quei comportamenti. Quindi credo che questo sia un aspetto comunque su cui bisogna ancora molto lavorare, perché il PUMS non è un documento che dovrebbe essere approvato e poi messo in un cassetto, è, come dire, è un documento molto molto dinamico nel tempo e va gestita la mobilità, va governata, ma non governata in senso di vincoli allo spostamento, in senso proprio di correzione dolce, direi, delle abitudini, dei comportamenti, agendo su cosa? Sull'offerta e sulla domanda, cioè non c'è dubbio. Quindi questo è un aspetto molto, molto interessante, cioè come governare poi i PUMS nel tempo, cioè come attuarli, implementarli e governare i fenomeni su cui abbiamo poi basato i nostri obiettivi del PUMS. No, poi ne parleremo insomma un po' più. A me questa cosa della mobilità in cui dobbiamo mettere sempre sostenibile, cioè io non riesco a concepire una mobilità che non è sostenibile, per cui ci siamo inventati, no? Questo poi è il segno dei tempi, non la mobilità sostenibile, ma la mobilità, se parliamo di mobilità, è di per sé deve essere sostenibile, cioè non è che dobbiamo mettere
dopo l'aggettivo è sostenibile, cioè la mobilità non, per cui allora volendo farlo non diventare uno slogan o solamente come dire un apprezzamento ulteriore del lavoro che uno va a fare in termini di pianificazione, credo che vada giustamente governata e approcciata in termini corretti. Giusto, giusto un altro spunto che mi veniva quando hai parlato di piano della performance, piani primari della performance. Beh, lo scollamento lì è anche evidente nella dimensione, a parte che i piani della performance oramai lasciano il tempo che trovano, non ci sono indicatori che li possano valutare e così via, adeguati indicatori e così via. Ma il piano triennale della performance è un documento che resta a livello di piccola entità, che può essere il comune, che può essere la grande città, ma di per sé la mobilità è una questione che abbraccia una struttura, un territorio molto, molto, molto più ampio, e quindi questi piani triennali, questi piani della performance, nel momento in cui devono andare ad individuare degli indicatori, degli obiettivi di mobilità, devono partire da livello nazionale per poi essere declinati a livello locale, dalle regioni ai singoli enti territoriali fino alle amministrazioni comunali, altrimenti abbiamo N piani triennali della performance con obiettivi, vogliamo chiamarli di mobilità sostenibile, ma che in realtà sono vuoti, perché magari un comune fa una cosa diversa da quello di un altro comune, non è supportato dalla regione, che magari ha altre idee, altri piani, così via. E questo scollamento che tu evidenziavi forse anche dovuto da questo. Sì, infatti uno, diciamo, degli obiettivi della ricerca era poi provare a proporre un piano digitalizzato della mobilità sostenibile, diciamo, di filiera, cioè in cui ministeri, enti locali, regioni e enti locali potessero condividere degli obiettivi comuni e anche un set di indicatori in qualche modo comune. Cioè l'idea era effettivamente un po' questa. Va bene, vi ringrazio comunque delle risposte. Grazie per l'intervento. Ok, direi che possiamo procedere. Ora chiederei al professor Pizzutti di presentare il paper FSET, autovalutazione della sostenibilità e della responsabilità sociale dell'università, prime applicazioni. Il professor Pizzutti è ricercatore dei mercati e istituzioni finanziarie presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove insegna economia degli intermediari finanziari. Per un certo numero di anni ha insegnato anche finanza aziendale, sempre presso l'Università di Bari. I suoi interessi di ricerca sono veramente tantissimi, sono variegati. Diciamo però un po' più di recente, anche per quelle che sono le conoscenze dirette, e si sta occupando, oltre che delle aree della finanza comportamentale e degli investimenti socialmente responsabili, si occupa di finanza ambientale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile. Proprio con riferimento a questo è coordinatore scientifico di un progetto di ricerca e oggi vengo di proprio il progetto Effort, che è un progetto finanziato da Erasmus Plus e che mi ha appunto sviluppare quelli che adesso, diciamo, abbiamo la mobilità, proprio perché riteniamo che all'interno delle istituzioni scolastiche, o comunque all'interno degli atenei, appunto per quello che è riferimento ai mobility manager, o comunque all'adozione di altri elementi che hanno a che fare in ogni caso con la sostenibilità, sia necessario appunto considerare questi elementi all'interno, dicevo, di quelli che sono quegli strumenti autovalutativi adottati dalle istituzioni o comunque dagli atenei. Fabio Pizzutti, un'ultima cosa, è stato insignito del premio per il miglior paper alla Third Social Impact Investment International Conference, complimenti, e fa parte di un comitato editoriale di numerose riviste internazionali. Quindi chiederei al professor Pizzutti di presentare questo joint paper che abbiamo insieme e di illustrarci appunto questo strumento di autovalutazione, che di fatto è estendibile a tanti altri ambiti, lì dove sicuramente non in caso viene erogata l'istruzione, la formazione, e diciamo gli atenei sicuramente sono tra questi. Prego. Sì, grazie della bella presentazione, Elisabetta. Condivido le slide. Sono un po' di parte.
È un po' di parte come coautrice. Solo per il paper, preciso. Avresti dovuto fare quantomeno un disclaimer, però va bene così, ti ringrazio. Dunque sì, come accennava Professor Venezia, questa è solo una piccola parte, quello che presentiamo, una piccola parte, un'applicazione che ci serve per validare una parte del modello che stiamo utilizzando nello sviluppo di questo tool, di questo strumento di autovalutazione che abbiamo pensato, abbiamo sviluppato avendo ad oggetto l'università e le istituzioni di educazione superiore, ma che ben si può adattare e può essere esteso a qualsiasi altra organizzazione. Questo strumento di autovalutazione è a sua volta solo una delle nove parti che vanno a comporre un progetto di ricerca più ampio, che vede i suoi primi passi muoversi nel lontano 2000-2018 e che coinvolge oltre l'Università degli Studi Budapest Business School e università spagnole, università finlandesi. Ci siamo consorziati e vuole sviluppare tutta una serie di strumenti che permettano alle università e alle istituzioni di educazione superiore di valutare l'efficacia dei loro insegnamenti e delle loro strutture, delle loro politiche in tema di responsabilità sociale e di sostenibilità. In quest'ottica stiamo sviluppando nell'ambito del progetto ben nove diversi intellectual outputs, di cui EFSET, lo strumento di autovalutazione di cui adesso vi parlerò, è semplicemente uno di questi intellectual outputs, uno di questi strumenti, uno degli output del progetto, che mira a fare che cosa questo strumento? Mira a cercare di fornire alle università degli strumenti che permettono loro stessi di cercare di arrivare ad un'individuazione del loro processo e una valutazione del loro processo di un processo verso l'ottenimento di un adeguato livello di sostenibilità, ma anche per fornire delle indicazioni utili per un miglioramento nel corso del tempo. All'interno di questo discorso ovviamente si va ad inquadrare anche tutto quello che è che può essere la valutazione in tema di mobility management o smart mobility, perché comunque ogni qualsiasi valutazione debba essere effettuata, non può anche prescindere da considerazioni che possano riguardare l'aspetto della mobilità. L'approccio che abbiamo seguito è un approccio, diciamo, di tipo olistico, di tipo inclusivo, dove si va a considerare, si va a valutare non solo e non solamente la semplice attività di teaching, la semplice attività di insegnamento, ma una valutazione più ampia che prende in considerazione tutti gli aspetti, tutte le attività e tutte le diverse tematiche che sono svolte all'interno di una università. In questa presentazione mi soffermerò su quello che è il funzionamento di questo strumento di autovalutazione, in modo particolare su delle prime applicazioni che abbiamo voluto fare per validare il modello e per vedere fino a che punto questo modello possa andare, possa funzionare e possa risolvere taluni problemi metodologici che chiaramente sono sorti nel suo sviluppo. Quindi molto brevemente mi soffermerò su quelli che possono essere alcuni dei principali dei principali temi che sono trattati nella letteratura scientifica in materia di sostenibilità applicata all'education. C'è una grande abbondanza di studi in questo ambito, e a monte di tutto questo lavoro c'è un lunghissimo
e approfondita analisi bibliografica che ha fatto la base allo sviluppo del tool, l'impostazione metodologica del tool, e che ha anche evidenziato come necessariamente una visione strategica anche in tema di sostenibilità della mobilità non possa prescindere da una istituzione superiore se vuole andare a effettivamente porsi e proporsi come una istituzione realmente sostenibile. Tra l'altro, l'altra idea di base è che se poi alla fine l'università vuole formare delle figure che in un certo qual modo possano nel futuro essere il cardine del processo di trasformazione, non possono a loro volta essere loro stesse sostenibili e socialmente responsabili. Nella nostra idea le università vengono ad essere dei luoghi di experiential learning di lifelong learning, quindi di strutture che possano permettere di apprendere non solo e non soltanto attraverso la lezione, attraverso il testo, ma anche attraverso tutta una serie di esperienze. Il campo della responsabilità sociale, della sostenibilità, è sicuramente uno degli ambiti in cui questo sistema e questo modo di insegnamento è forse uno dei più efficaci. Il nostro strumento di autovalutazione, che quindi si inserisce all'interno di questo più grande e più ampio progetto misurazione della efficacia degli insegnamenti in materia di responsabilità sociale, vuole essere uno strumento che possa fornire alle università una modalità per classificare ed analizzare i loro corsi in materia di sostenibilità e di responsabilità dell'impresa, però non solamente limitando questa analisi e questa valutazione al singolo corso, ma ponendo questo corso all'interno del più ampio aspetto e del più ampio contesto dell'università nel suo complesso. Cioè non è solo il corso che forma il giovane e che dà le indicazioni o che comunque lo instrada verso la sostenibilità e verso una professione che possa più o meno essere considerata sostenibile, ma è anche il modo in cui è il luogo e l'organizzazione data dalle persone che determinano il contesto all'interno del quale questo insegnamento viene effettuato. Una delle decisioni che abbiamo preso è, qui stiamo andando anche a testare e a valutare la loro efficacia da un punto di vista metodologico, è quello di fuggire, come molti fanno, come molti altri strumenti, come è fatto da molti altri strumenti di autovalutazione, dal considerare solo esclusivamente indicatori o valutazioni di tipo oggettivo. Nel nostro modo di vedere, la responsabilità sociale e anche la sostenibilità sono concetti che hanno delle declinazioni qualitative più che quantitative, ed andare a misurare in termini di quantità degli aspetti che hanno per loro natura delle caratteristiche qualitative risulta quantomeno come da un punto di vista logico poco efficace, anche se poi c'è da tenere presente che alla fine le valutazioni di tipo quantitativo sono quelle forse un tantino più obiettive. Però il nostro strumento fa un ampio uso di valutazioni soggettive che si cerca di tenere in ampia considerazione in questa autovalutazione delle università. Tra l'altro l'obiettivo è quello di non andare a fare delle classifiche, non andare a fare dei ranking o assegnare un punteggio confrontabile tra una università ed un'altra, ma utilizzare questo strumento di autovalutazione come base per poter partire verso il raggiungimento di nuovi ed ulteriori miglioramento, diciamo, della
caratteristiche di quelli che sono poi gli obiettivi che l'istituzione si vuole raggiungere. E quindi uno strumento che voglia andare non effettivamente a misurare, a valutare, a dare un valore complessivo alla realizzazione o più o meno di un obiettivo, quanto sostanzialmente a supportare tutte le istituzioni affinché possano andare a migliorare tutto il loro posizionamento e la loro azione in tema di sostenibilità ed in tema di responsabilità sociale. Come dicevo, questo tool si basa su un lungo e approfondito processo di ricerca bibliografica che ci ha portato nell'ottica della considerazione dell'efficacia della sostenibilità non solo in termini curriculari, non solo in termini di insegnamento, ma in questa visione complessiva e inclusiva della sostenibilità e della responsabilità d'impresa, a cercare di individuare quelli che fossero i principali drivers della creazione di un processo di maturazione dello studente in ottica di responsabilità sociale e di sostenibilità. E questo ci ha portato all'individuazione, attraverso un lungo lavoro che è durato più di un anno, di ben 12 criteri che sono qui indicati, che sono stati poi ampiamente discussi in altri convegni e poi hanno avuto anche modo di essere stati pubblicati recentemente in un articolo del International Journal of Management Education. 12 criteri che vanno a individuare i diversi aspetti, le diverse parti che possano permettere ad un'istituzione di potersi considerare effettivamente come una istituzione che abbia un grado di maturità in termini di sostenibilità e di responsabilità di impresa. Criteri che poi a loro volta vengono individuati in quattro grandi aree, in quattro dimensioni. Una prima che riguarda la politica, come dicevamo in precedenza, senza il capitale umano è del tutto impossibile, del tutto difficile riuscire a realizzare qualsiasi progetto possa esserci in tema di pianificazione, in tema di sostenibilità, in tema di responsabilità sociale di impresa. Vorrei giusto spendere qualche altro minuto nel farvi vedere un po' il funzionamento del sistema, sviluppato in ambiente Excel, e dopo una pagina iniziale di introduzione dello strumento di autovalutazione, poi una pagina dove possono essere indicate le autovalutazioni dei diversi indicatori che abbiamo tratto, abbiamo sviluppato da tutto il lavoro bibliografico che vi è a monte, e abbiamo cercato di contenere, di ridurre in 10 indicatori per ciascuno dei 12 criteri di cui vi parlavo in precedenza, per un totale di 100. Scusami, vediamo ancora la pagina di PowerPoint. Dopo una pagina iniziale di presentazione dello strumento, la serie di indicatori, 10 per ciascuno dei criteri di cui parlavo in precedenza, ciascuno dei quali oggetto di autovalutazione da parte della università. Attualmente lo strumento è sviluppato in lingua inglese, ma poi alla fine del progetto una delle altre fasi è quello anche di tradurlo in diverse lingue comunitarie, tra cui ovviamente anche l'italiano. Le valutazioni, come dicevamo, sono per la maggior parte di tipo soggettivo, sono le valutazioni qualitative che vanno ad impegnare il valutatore in una analisi, diciamo, quanto più possibile possa essere fatta in maniera oggettiva dell'aspetto qualitativo oggetto di valutazione, da valutare su una scala da 1 a 100. E in questo indicatore, all'interno di tutta questa parte, di questi 120 indicatori, ci sono poi tutta una serie di indicatori che vanno anche a considerare
l'apporto e l'approccio che l'università ha adottato nei confronti della mobilità sostenibile, sia al suo interno e quindi come strutture che possano essere utilizzate nell'ottica di mobilità sostenibile, sia anche come politiche per favorire, ad esempio la smart mobility o una delle politiche di commuting, come le chiamano nel mondo anglosassone, ma anche nello sviluppo di professionalità al suo interno che possano poi in un futuro andare a svolgere ruoli e funzioni all'interno di istituzioni legate alla mobilità sostenibile. Il tool poi dà vita ad un report dove vengono valutate i diversi criteri e le diverse dimensioni secondo un processo e una metodologia di valutazione che anche questa è stato oggetto di continue validazioni, continui miglioramenti, continui affinamenti e cambiamenti che anche questo abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi 8-9 mesi, che porta poi ad una valutazione dei singoli criteri e una valutazione delle tre dimensioni e poi una valutazione complessiva e finale che poi viene ad essere declinata sulla base di categorie che sono state sviluppate nel paper che vi dicevo in precedenza, che poi porta ad individuare in 5 diverse grandi classi le istituzioni, cioè quelle che sono totalmente indietro riguardo ai temi di responsabilità sociale, di sostenibilità, quelle che sono appena consapevoli di tutto questo, quelle che stanno implementando le loro attività, le loro azioni in tema di sostenibilità, quelle che invece stanno realmente creando valore sociale, quelle che sono all'avanguardia in questi diversi temi. Ora, questo paper, questa discussione che voglio portare avanti in questo convegno, va a, in modo particolare, ad illustrare per la prima volta i risultati di una prima simulazione che abbiamo voluto fare per poter testare la validità del modello che vi è alla base delle assunzioni che abbiamo fatto alla base del modello, sia per quanto riguarda i diversi pesi che occorrerà andare a dare ai diversi criteri, alle diverse classi per poter addivenire poi alla valutazione complessiva, sia per poter considerare i diversi modelli di aggregazione che ci possono essere, dei diversi indicatori, dei diversi punteggi che vengono ad essere dati dal valutatore, sia per poter andare a testare, a valutare quello che può essere l'impatto della soggettività delle valutazioni, quindi della tutta una serie di indicatori qualitativi che sono, diciamo, sui 120 indicatori al centinaio sono di natura prettamente qualitativa e quindi con valutazioni del tutto soggettive che ci possono essere, e quindi la variabilità che può essere indotta dalle valutazioni soggettive che ci possono essere di tutta questa serie di indicatori qualitativi, e quindi come questo possa andare ad impattare sui risultati complessivi della valutazione. Abbiamo proceduto a considerare due diverse tipologie di istituzioni, diverse tipologie di università, delle università che hanno, delle università che era qui questa slide, delle università che hanno una bassissima attenzione verso i temi di responsabilità sociale e di sostenibilità, e una seconda invece che è all'avanguardia, una delle università che magari abbia un ottimo grado di posizionamento riguardo tutti i diversi indicatori, più un gruppo di controllo e quindi
diciamo, una terza ipotetica università che funga da gruppo di controllo, dove i diversi il posizionamento dell'università in tutti i diversi indicatori, in tutte le diverse aree, in tutti i diversi criteri è del tutto disomogeneo, e quindi con situazioni in cui magari vi è un grande punteggio, una grande attenzione verso taluni singoli specifici temi ed altri invece dove vi è una bassissima attenzione. Come dicevo, la valutazione è complessivamente da 1 a 100, quindi nel primo gruppo abbiamo considerato delle valutazioni basse, quindi limitate tra 1 e 30, nel secondo siamo negli ultimi decili di valutazione, negli ultimi tre decili di valutazione, mentre il gruppo di controllo ha una variabilità tra 0 e 100 dei diversi punteggi, dei diversi indicatori. Riguardo i pesi, sì, anche qui abbiamo considerato, oltre la pesatura equally weighted, quindi come diciamo controllo, come diciamo ipotesi di controllo, cinque differenti scenari con cinque diversi pesi estratti casualmente, con solamente dei limiti, chiaramente per evitare che ci fosse una grande prevalenza di alcuni dei criteri o di alcune delle aree, per cui abbiamo limitato tra 15 e 65% questo il peso nei diversi scenari. Inoltre abbiamo voluto anche testare il diverso modello, diverse possibilità di aggregazione dei diversi indicatori, in modo particolare un'aggregazione di tipo lineare versus un'aggregazione di tipo geometrica. Aggregazione di tipo geometrica e quindi porta alla determinazione di una media geometrica di diversi punteggi assegnati ai diversi indicatori, che proprio per sua natura permette una compensabilità dei diversi punteggi solamente parziale, al contrario invece di un modello di aggregazione di tipo lineare, dove invece la ponderazione tra i diversi punteggi è del tutto simile. Per farla breve, con un semplice esempio, in un modello di aggregazione di tipo lineare, un punteggio dato ad un indicatore da un punteggio dato a 100 ad un altro indicatore porta ad una semplice media di 50, quindi una metà del peso negativo di un indicatore è compensato da un ottimo indice avuto in tanti indicatori. Quindi questo tipo di compensazione alla fine finisce col non far rilevare bene le aree di deficit della, in questo caso dell'università, comunque dell'oggetto da valutare. Con una compensazione invece di tipo geometrico ci sono delle penalizzazioni maggiori ai punteggi bassi. Questo porta lo strumento di valutazione innanzitutto a meglio evidenziare quali sono le aree di debolezza dell'istituzione, ma al tempo stesso stimolare anche l'istituzione ad avere maggiore attenzione a queste aree per poterle far progredire, per poterle far migliorare. E qui i diversi risultati riassunti dalle diverse simulazioni fatte, quindi delle tre ipotetiche istituzioni con tutti i diversi livelli di pesi. E in effetti appare già evidente come la prima è la istituzione con i punteggi maggiori, come la differenziazione tra l'aggregazione lineare rispetto all'aggregazione geometrica porti nell'aggregazione geometrica ad un appesantimento della valutazione finale, proprio perché è caratterizzata da voci da punteggi molto, molto più bassi. La differenza, considerando gli stessi pesi con riferimento a dei punteggi bassi, ma anche dei punteggi altamente differenziati, che quindi a loro volta contengono al loro interno valori alti e valori bassi, porta con un'aggregazione di tipo geometrico ad avere una maggiore evidenza della penalizzazione dovuta a indicatori ad aree di minima o di bassa attenzione, al contrario invece della situazione in cui i punteggi sono particolarmente alti.
e questo ci ha portato a preferire nel nostro strumento un processo di aggregazione di tipo geometrico, processo di aggregazione di tipo geometrico che riteniamo particolarmente importante anche per i motivi che dicevo in precedenza. Come anche questa valutazione, questo esercizio ci ha portato anche, sono entrati in considerazione risultati del gruppo di controllo, a ritenere particolarmente importante e indispensabile andare ad adeguatamente pesare i diversi criteri e le diverse classi, perché una diversa pesatura porta a dei valori e delle valutazioni totalmente differenti, alcune volte in alcuni casi anche discordanti tra loro. Il passo che stiamo facendo adesso, in questo momento, è proprio quello di andare a realizzare, a individuare i pesi del modello che possono essere più adeguati. A tal fine anticipo che la strada che stiamo seguendo, che ci è sembrata più ovvia da seguire, è quello di portare avanti un processo di analytic hierarchy process, e quindi andare ad individuare un panel di esperti, e penso, professoressa Venezia, che sicuramente il professor Santolongo sarà nel nostro panel di valutatori, qui andare a chiedere delle valutazioni sull'importanza relativa dei diversi criteri, e poi derivare gli agenda che ci possano determinare, ci possono portare a individuare dei pesi che possono essere adeguati ai fini della nostra analisi. Avremmo voluto sviluppare il modello e questi pesi con una DEA, ma non abbiamo ancora i dati e non abbiamo ancora tutta una serie di valutazioni che ci possa permettere di sviluppare la data development analysis in maniera adeguata e metodologicamente aggregata. Queste conclusioni, bene o male, le ho già dette commentando i risultati, quindi non vi tedo ulteriormente ripetendo le stesse considerazioni. Semplicemente voglio concludere evidenziando come, al termine di questo lungo processo, che dicevo iniziato già nel 2018, siamo arrivati probabilmente ad un buon punto. Abbiamo ancora molto da fare, molto da sviluppare, molto da testare, ci manca la parte empirica, e adesso siamo impegnati in questa serie di attività di valutazioni e di test per affinare il modello. Ma da un punto di vista quantomeno teorico per quanto riguarda gli indicatori, dal punto di vista metodologico per quel che riguarda la metodologia che è la base dello sviluppo del punteggio finale e dei diversi indicatori, riteniamo di essere comunque a buon punto, e che quindi lo strumento possa risultare utile per la valutazione dell'orientamento alla sostenibilità e per il grado di maturità dell'integrazione della responsabilità sociale e della sostenibilità all'interno delle università e delle istituzioni di istruzione superiore. Qui giusto qualche minimo riferimento bibliografico, davvero una piccola parte di quelli più significativi nell'ottica di quello che ho discusso e che ho presentato, ma nel paper di cui vi parlavo in precedenza, quello pubblicato nel Journal of International Management Education, che se volete vi giriamo copia in giornata, troverete una letteratura molto molto più ampia, che a sua volta è solo una minima parte di quella che è stata alla base di tutto il lavoro svolto in questi anni. Ora termino qui la discussione, la presentazione, e ovviamente domande e interventi, sono felicissimo di rispondere e di soddisfare tutte le curiosità che ci possano essere. Grazie, Fabio. Allora, la valutazione, valutatore Riccardo, intendi il valutatore che utilizza FSET o il valutatore che stiamo chiedendo noi per lo sviluppo della... No, l'utilizzatore in questo caso. L'utilizzatore di questo caso. Allora, la nostra idea è che l'utilizzatore sia un soggetto, meglio,
gruppo di soggetti dotati di competenze trasversali a livello di vertice dell'istituzione, che vada ad effettuare la valutazione a livello istituzionale, a livello dell'università, o il singolo docente che va, per quanto riguarda l'esperienza del suo corso, l'esperienza della sua attività di teaching, ad integrare questa valutazione istituzionale con una valutazione relativa alla sua attività e alla sua esperienza di teaching. Ciò non toglie che comunque lo strumento, uno, può essere anche utilizzato a sottolivelli organizzativi dell'università, e penso al dipartimento o penso alla struttura di corso di laurea, pur con qualche distinguo, con qualche minimo aggiustamento, qualche minimo allineamento, come anche la valutazione possa singolarmente essere fatta dal singolo istruttore o dal singolo soggetto esterno. Si tratta pur sempre di un processo di autovalutazione, che quindi può portare a valutazioni anche differenti tra i diversi utilizzatori. La nostra idea è che questa valutazione di tipo istituzionale venga fatta o debba essere fatta da un piccolo gruppo dove siano presenti competenze trasversali, quindi sia amministrative, sia di docenza, sia anche della componente studentesca e di soggetti esterni anche all'università, perché nel nostro modello, ho avuto modo anche di discuterlo, ma un elemento essenziale tra i tanti, come c'è, cioè, quello della mobilità, quello del teaching, quello del research, ma c'è anche quello del coinvolgimento di soggetti, stakeholders interni, ma anche e soprattutto esterni, pubblici o privati che siano in questo processo cammino verso un'attività più socialmente responsabile e più sostenibile, tant'è che noi parliamo anche di co-creazione, non tanto di dissemination, ma di co-creation, perché proprio in questo processo, dove l'università a fianco del pubblico, del privato, ma comunque di soggetti esterni, si trasferiscono vicendevolmente conoscenze, esperienze in materia di sostenibilità. Non un processo ad una via, l'università che sviluppa la nuova competenza e la nuova conoscenza la trasferisce all'esterno, ma un processo a doppia via, dove anche l'università si arricchisce delle competenze sviluppate e delle idee che si sviluppano all'esterno. Grazie. No, ho trovato molto interessante anche la simulazione, perché effettivamente è un indicatore che, tra virgolette, vuole essere presentato in maniera semplice, proprio perché magari chi utilizza deve avere la possibilità anche di non avere delle skill magari statistiche elevate per capire il livello dell'università, però la simulazione nella sua semplicità aiuta a capire, diciamo, l'affidabilità dello strumento, quindi penso che è una cosa che magari conserverò. Quello è un'arma a doppio taglio, nel senso che col dato quantitativo magari c'è la difficoltà l'andare ad estrapolare il dato, ad andarlo a determinare, ma una volta che questo dato è stato individuato, è stato determinato, viene messo nel modello. Le valutazioni qualitative, dove c'è un ampio margine di soggettività, hanno dunque anche da chi una grande conoscenza, una grande competenza in materia, ma d'altro canto portano anche una diversità di vedute e di interpretazioni, che però alla fine dello stesso modello non è che sia una necessariamente stare ad un dibattito, perché io valuto, che so, dal punto di vista della ricerca, l'università, in sostanza, le diversità di vedute, come diceva in precedenza al dibattito con Angelo, lo stesso obiettivo d'angolazioni differenti che ci fa andare avanti e che ci fa crescere. E in questo, da questo punto di vista, sì, ben vengano valutazioni della stessa università fatte da più
da più soggetti, da più persone, perché può portare a confrontarsi su ottiche diverse ad interpretare lo stesso elemento, e sicuramente ad avere molte più idee su come andare avanti e non cullarsi magari sugli errori e sui risultati già. Perfetto, grazie. Grazie a te. Grazie Fabio per la presentazione. Io volevo semplicemente aggiungere che chiaramente sono estrapolabili poi tutti gli item che vengono inseriti, tra i 120 insomma individuati, e quindi è possibile comprendere anche quale sia il peso, no, delle singole componenti rispetto a quella che è una strategia di sostenibilità complessiva dell'istituzione. Quindi questo è uno strumento estremamente versatile che dà la possibilità all'istituzione di autovalutarsi rispetto alle singole componenti. Questo credo che sia sicuramente il pregio dello strumento, però insomma dobbiamo ancora un po' lavorarci. Questo sono proprio i primi risultati in termini simulativi, per ora dovremo passare proprio all'azione, quindi sicuramente Angelo riceverà il file, quindi sarà attestato, però insomma poi cercheremo di divulgarlo un po' a livello europeo proprio per avere un po' qualche feedback di mettere a punto lo strumento. Grazie mille Fabio per la presentazione. Ora passerei la parola. Scusa Elisabetta, magari di Angelo abbiamo tutti i riferimenti, magari Riccardo, se vuoi girarci una tua mail, magari ti inseriamo nella newsletter del nostro progetto, così hai aggiornamenti, e quando si tratterà anche di coinvolgere qualcun altro in attività di test, di validazioni esterne, potremmo anche tenerti in considerazione. Eccolo qui. Perfetto, grazie. Ottimo. Grazie. Darei ora la parola all'ingegner Luongo per la presentazione dell'ultimo paper. Devo dire, per fortuna eravamo soltanto in tre, perché abbiamo preso dei tempi. Un vantaggio però. Sì, infatti, assolutamente, quantomeno riusciamo a parlare, perché devo dire, in sessioni fortemente concentrate, poi alla fine non si riesce veramente a dire quasi nulla. Invece devo dire che apprezzo molto questi tempi più diluiti, cioè sicuramente un utile confronto. Quindi inviterei l'ingegner Luongo a presentare il paper scritto in maniera congiunta con il professor Francis Cirianni, dal titolo Un approccio sostenibile alla pianificazione urbana dei percorsi pedonali e delle reti smart. E questo è un tema, diciamo, che si aggancia molto a quello che avevamo presentato in un momento iniziale rispetto a quella che, diciamo, una revisione dei modelli comportamentali, no? E quindi la possibilità che abbiamo a partire da questo momento, però con una visione prospettica di quello che può essere lo scenario della pedonalità, e come questo possa rappresentare sicuramente uno dei fattori determinanti per quella che è la strutturazione dei sistemi di mobilità sostenibile. Quindi in questo caso presento brevemente l'ingegner Luongo, è laureato in ingegneria civile nella sezione dei trasporti, con un dottorato di ricerca in ingegneria dei trasporti, è un esperto del settore della pianificazione dei trasporti, dell'ingegneria del traffico, della valutazione tecnico-economica ed ambientale di infrastrutture e servizi di trasporto, docente a contratto di tecnica ed economia dei trasporti e teoria dei trasporti presso l'Università degli Studi della Basilicata, e anche cultore della materia per economia dei trasporti presso l'Università degli Studi di Bari, ed è autore di numerose pubblicazioni dal taglio tecnico e scientifico, tutte inerenti al settore dei trasporti e la valutazione degli investimenti. Prego l'ingegner Luongo di presentare il suo lavoro. Grazie. Allora, il nostro paper nasce praticamente da una riflessione sul riposizionamento strategico della modalità pedonale in questa fase, diciamo, evolutiva della struttura della mobilità sempre più in chiave sostenibile. Ovviamente questo riposizionamento della modalità pedonale richiede interventi fisici, ma anche di gestione, diciamo, della domanda di trasporto, tenendo ovviamente conto di quello che è accaduto in quest'ultimo anno e mezzo rispetto alla pandemia, con tutto quello che ha comportato rispetto a forzati cambiamenti di abitudini e di comportamenti nelle scelte modali e di spostamento. Ovviamente sostanzialmente diciamo che tutto l'impatto
che il Covid ha avuto sulle nostre vite, ma anche sulla gestione delle attività, dei rapporti sociali, ha certamente avuto effetti, adesso vediamo se momentanei, transitori o duraturi, anche sul sistema dei trasporti. Soprattutto uno degli aspetti che ha condizionato e che probabilmente potrebbe condizionare in modo positivo il riposizionamento strategico della modalità pedonale è il distanziamento fisico. A me non piace chiamarlo distanziamento sociale, perché ho difficoltà a pensare che riusciamo a imporre un distanziamento nelle relazioni sociali. Il distanziamento fisico è stata una delle misure di contenimento adottate sia nei luoghi chiusi, come sappiamo bene, ma anche nei luoghi aperti, ma anche altre misure restrittive hanno in qualche modo determinato una nuova centralità della modalità pedonale. Pensiamo praticamente alla riduzione dell'occupazione dei mezzi, che è variata dal 50% all'80% della capienza in relazione all'andamento della pandemia. E, oltre che alla riorganizzazione e limitazione della distribuzione dei flussi sulle banchine, piattaforme e spazi di transito e in genere sugli spazi di stazionamento dei pedoni. Che anche la paura dell'infezione e il rischio percepito, perché poi, come ben sappiamo, il comportamento degli utenti in tutto il sistema dei trasporti e quindi il comportamento della domanda è fortemente influenzato dalla percezione che si ha rispetto alle variabili esogene o endogene del sistema di trasporto. A livello internazionale è emerso che durante i periodi di stabilizzazione e ripresa a lungo termine le restrizioni adottate hanno in qualche modo fatto sì che le autorità concentrassero le attenzioni su come contenere la pandemia garantendo comunque una mobilità sicura. Gli approcci tradizionali in letteratura descrivono ovviamente il comportamento dei pedoni, i modelli e le scelte modali rispetto a parametri che sono, potremmo dire, stazionari, quindi che non tengono conto di variabili aggiuntive, quale quella percepita della paura del rischio di infezione, poi resa concreta attraverso le misure di contenimento. Quindi l'obiettivo di questo paper è presentare come abbia influenzato questo rischio percepito e queste misure di contenimento, gli approcci tradizionali rispetto alla determinazione delle qualità dell'infrastruttura, ma anche del comportamento della domanda. Diciamo che poi in conclusione vengono suggerite alcune misure che sono misure temporanee a breve termine, ma anche interventi di pianificazione proprio del sistema che sono utili a consolidare quello che vedremo una tendenza a utilizzare modalità non tradizionali in modo più ampio. Se volessimo vedere come la pandemia ha influenzato il sistema dei trasporti, credo che sia utile partire dal rapporto sulla mobilità degli italiani che riporta le regioni ogni anno. Quello del 2020, che è stato pubblicato ovviamente nel 2021, dà delle indicazioni alquanto concrete e significative, sia attuali ma anche tendenziali. Poi vedremo che sta a noi rendere queste indicazioni tendenziali, renderle strutturate nell'ambito della scelta modale degli utenti. Quello che è emerso sostanzialmente è che il 23,4% di spostamenti in uscita dal trasporto pubblico è stato catturato dalla modalità pedonale e ancora più il 41,3% di quella in uscita dal veicolo privato. Mobilità di prossimità, perché la mobilità pedonale viene denominata mobilità di prossimità, è quella che in genere conclude nei 2 chilometri o comunque con meno di 5 minuti a piedi, è passata dal 6% nel 2019 al 17% nel periodo di lockdown. E questo è un dato ovviamente che è influenzato dalla chiusura, per cui gli spostamenti erano limitati a determinate categorie di attività.
Quello che è interessante è che nei mesi successivi si è riassestato sul 10%, quindi con un incremento della mobilità pedonale. Se andiamo a vedere quali sono state le motivazioni che hanno indotto a lasciare il mezzo pubblico, abbandonare un po', come dire, un po' forte, diciamo, a prediligere la modalità pedonale rispetto a quello del mezzo pubblico, è stata sicuramente la paura del contagio. E quella dominante, cioè più del 50% delle interviste effettuate, hanno dato come indicazione la paura rispetto alla quale fattore di impedenza all'utilizzo del trasporto pubblico. Poi c'è la scomodità, cioè dovuta a queste, diciamo, ai coefficienti di cui parlavamo prima, il 50%, l'80%, le mascherine, le attese, perché ovviamente l'altro problema, questo è noto, che mentre nel trasporto pubblico extraurbano è più semplice gestire l'afflusso degli utenti all'interno dei mezzi, a livello urbano questa cosa diventa più complicata, perché non c'è nessuno che possa regolare l'ingresso ed egresso degli utenti dagli autobus urbani o dalla metropolitana e così via. Ovviamente qualche forma di regolazione comporta inevitabilmente delle attese. Oggi ancor più, come dire, rispetto al passato sulle modalità extraurbane con Green Pass, insomma, c'è comunque tutta un incremento di alcuni fattori che noi chiamiamo nel costo generale di trasporto le impedenze, no? I costi negativi. Poi c'è lo smart walking che ha in qualche modo abbattuto in generale la domanda di trasporto e quindi ancor più nel caso del trasporto pubblico urbano c'è stata una riduzione del 16% di utilizzo di questa modalità. Ovviamente vorrei sottolineare che la nostra finalità non è spostare utenza dal trasporto pubblico locale e urbano soprattutto verso la modalità pedonale, ma è quella di trovare soluzioni e interventi che possono ancor più integrare e rendere, come dire, di qualità l'intera catena dello spostamento, quindi l'intera catena di utilizzo del sistema della mobilità. Teniamo conto che la modalità pedonale, questo lo rileviamo giornalmente ognuno di noi, è un po' la modalità dell'ultimo miglio, perché, come dire, è l'accesso alle altre modalità di trasporto e l'egresso dalle altre modalità di trasporto per raggiungere le destinazioni. Oggi è chiaro, e questo lo percepiamo tutti quanti, è difficile spostarsi con la modalità pedonale per la scarsa qualità delle infrastrutture pedonali. Cioè, chi di noi riesce a definire un marciapiede di qualità o abbia idea di quale possa essere nella sua città un marciapiede di qualità, ed è, non è corretto neanche questo, dovremmo dire un percorso pedonale di qualità, perché deve diventare un percorso, cioè noi dobbiamo ragionare sempre in termini di reti e di percorsi, insomma è complicato, cioè c'è una forte discontinuità di caratteristiche fisiche, funzionali, di qualità e percorsi pedonali. In questa situazione ovviamente il distanziamento fisico e quindi la percezione della, come dire, di pericolo può abbassare ulteriormente la qualità e il livello di servizio dei percorsi pedonali, dovendo comunque garantire uno standard di sicurezza per tutti gli utenti. Integrando nel concetto di sicurezza non solo la sicurezza rispetto alla circolazione dei pedoni, ma anche rispetto alla prevenzione sanitaria, è ovvio che per garantire una mobilità sicura, e quindi intesa in senso più ampio, dobbiamo garantire spazi stradali più ampi e accessibili per tutti i residenti della città. Quindi diciamo che i percorsi pedonali devono divenire una parte di una rete con un adeguato livello di sicurezza, ma anche di qualità del sistema della mobilità e dei trasporti. Le infrastrutture, questo sorvolo un po', è solo un fatto per comprendere un po' anche tutta la parte successiva,
possono essere infrastrutture pedonali classificate in due classi, ininterrotte e interrotte. Quelle interrotte sono le scale, i sentieri pedonali, i marciapiedi, le aree d'attesa di attraversamento, e poi ci sono quelle interrotte, che sono gli attraversamenti pedonali, che possono essere suddivisi in semaforizzati, non semaforizzati e con isola intermedia. Quando abbiamo una grossa carreggiata, spesso l'attraversamento è spezzato da un'attesa intermedia. L'indicatore che è generalmente utilizzato nel sistema dei trasporti per valutare la qualità delle infrastrutture, non solo quelle pedonali, è il level of service, che è definito in vari manuali e documenti. Diciamo che le varie soglie di level of service sono differenti per ogni categoria di infrastruttura, e tutti si basano quasi tutte sul concetto di occupazione spaziale per i pedoni, che rappresenta una misura ovviamente del comfort e della mobilità degli utenti. Diciamo che questo level of service non è un fatto puntuale, è un fatto, come dicevamo, di percorso o di rete addirittura, cioè noi dovremmo garantire un adeguato livello di servizio, e quindi un adeguato livello di qualità delle infrastrutture, non puntualmente, ma in maniera lineare o addirittura spaziale, cioè quindi nelle reti. Ovviamente diciamo che la percezione, poiché parliamo di qualità, è importante definire qual è il fatto percettivo degli utenti, e la percezione degli utenti è molto legata alla tipologia di utente in termini di genere, età dei pedoni, istruzione e così via. E questi sono ovviamente, diciamo, questi fattori che sono tipici della caratteristica degli utenti sono legati ai fattori infrastrutturali. Diciamo che nell'attuale scenario di domanda, scenario infrastrutturale, molte strade e marciapiedi non sono sicuramente progettate in funzione degli utenti, e questo è un dato di fatto. Mentre sulle strade, diciamo sulla viabilità, c'è una particolare attenzione al garantire una qualità della circolazione anche in area urbana molto elevata, per quanto riguarda i pedoni questa cosa è un po' disattesa. C'è un fattore qualitativo, che è la paura dell'infezione e il rischio percepito, che influenza ulteriormente la percezione della bassa qualità delle infrastrutture. Se ante Covid accettavamo anche camminare o passeggiare, sono due modalità differenti rispetto a due finalità differenti dello spostamento, anche su infrastrutture congestionate. Oggi muoversi su infrastrutture con un'alta densità di pedoni fa scadere ulteriormente la qualità percepita dall'utente, per la questione della paura dell'infezione e del rischio percepito. Questi sono ovviamente i fattori che in qualche modo vanno a influenzare, che sono tutti correlati tra loro, sono fattori comportamentali, fattori fisici dei pedoni, ma anche fattori infrastrutturali. Diciamo che il primo parametro che potrebbe essere influenzato dal distanziamento fisico è la larghezza effettiva delle infrastrutture pedonali, cioè quella porzione di infrastruttura che può essere utilmente utilizzata dai pedoni. Adesso, sappiamo generalmente quando ci muoviamo, questo è un fatto quasi istintivo, l'abitudine del pedone è quella di non camminare vicino agli ostacoli concreti o percepiti, ma tenere una certa distanza. È quello che si chiama, nella letteratura anglosassone, chiamata shy distance. Noi la chiamiamo franco libero, no? Noi ci muoviamo sempre da una certa distanza dal muro, da un palo, cioè non abbiamo una distanza che è un franco libero. In teoria, quando abbiamo un'infrastruttura pedonale, la larghezza effettiva è data dalla larghezza totale meno la somma di questi franchi liberi, che vengono in qualche modo percepiti dagli utenti e presenti sui marciapiedi o sulle percorsi pedonali. In qualche modo quantificare questi franchi liberi, diciamo che sono stati
ovviamente, come dire, sistematizzati ampiamente, guardando il comportamento di tanti utenti, tanti pedoni, e quindi ci sono delle franchi liberi, una misura del franco libero per ogni tipo di tipologia di ostacolo presente sul marciapiede. Come vediamo qui, per esempio, generalmente un pedone mantiene una distanza di quasi 50 centimetri dal cordolo del marciapiede, perché si distanzia dal flusso veicolare. La stessa cosa da un muro o dalla facciata di un edificio in cui il distanziamento è di quasi 60 centimetri. Ovviamente tutte queste, diciamo, tutti, diciamo, questi, la somma di questi franchi liberi dà rispetto alla larghezza totale, dà la larghezza effettiva del marciapiede. Teniamo conto che la normativa italiana fissa una dimensione dei marciapiedi con una larghezza minima libera da ostacoli di 1,50 m, mentre tale dimensione diventa di 2 metri quando c'è la presenza di edicoli, fermate di autobus o simili. Queste, diciamo, queste larghezze da normativa sono un po' simili in tanti contesti anche internazionali. La verità è che questa grandezza già di normativa, che vale ovviamente per le aree di nuova urbanizzazione, poi c'è un discorso di tutte le aree urbanistiche consolidate, quindi i nostri centri, se non storici, i nostri centri, come dire, pre-anni 90 e così via, già in condizioni questa, diciamo, questa larghezza è già in condizioni normali insufficiente a garantire in molte aree non la percorribilità e quindi il deflusso di un gran flusso di utenti, ma già di due persone. Cioè, quindi, come dire, già è una distanza abbastanza ridotta. Bisogna anche dire che a qualche normativa internazionale, anche quella americana, aumenta questa larghezza effettiva portando a 2,40 m quando ci troviamo vicino a scuole, complessi sportivi o centri commerciali che sono comunque attrattori di domanda e quindi di flussi pedonali. Per capire i contesti in cui consolidati in cui ci muoviamo, questo per esempio è un marciapiede di una distanza totale di meno di un metro adiacente a dei fabbricati, quindi è un'area di attraversamento ma anche di egresso e ingresso dei fabbricati, la cui distanza effettiva è di 40 centimetri, 50 centimetri. Tenete conto che generalmente lo spazio occupato da un pedone è di 60 centimetri. Tant'è che qui, questo adesso ovviamente sono fotografie fatte in un orario di completamente scarico dalla rete, ma come dire, è totalmente insufficiente a far sì che i pedoni fluiscano nelle due direzioni in maniera agevole. Questa a destra è anche qui, come vedete, ci sono ostacoli lungo il percorso, al di là della sconnessione totale del fondo, quindi che porta il pedone a zigzagare per trovare, come dire, un'uniformità di pavimentazione. Questo è un altro caso, cioè il marciapiede qui tra la panchina e l'albero esistente è totalmente inesistente. Quindi voi è già difficoltoso per un pedone normotipo attraversare e percorrere un marciapiede del genere, immaginate a chi è anche portatore di handicap e quindi si muove in condizioni ancora più complesse. E questo è sempre qui il famoso marciapiede, ridotto non solo di larghezza effettiva abbastanza esigua, ma anche con una pavimentazione non adeguata. Allora, Angelo, devo richiamarti in termini temporali. Sì, sì, vado un po' più velocemente. Scusami tanto. No, ci mancherebbe, vado un po' più velocemente. Allora, qual è la larghezza effettiva minima di un marciapiede tenendo conto dei franchi liberi e delle dimensioni dei pedoni? Utilizzando, come dire, dei parametri che sono quelli da manuale della capacità e quindi quei franchi liberi di cui abbiamo parlato prima, in condizioni normali, diciamo che la larghezza effettiva di un marciapiede dovrebbe essere 2,55 m, che sicuramente, perché qui abbiamo il franco libero rispetto al marciapiede, la dimensione del pedone, il distanziamento fisico tra il pedone, cioè noi non camminiamo mai attaccati all'altro pedone, l'altro pedone e l'altro, diciamo, è l'altro franco libero.
ovviamente sono tutti valori superiori a quelli indicati dalla normativa. Se aggiungiamo un valore di distanziamento minimo, che è quello consigliato o applicato in normativa, diciamo quello italiano di un metro, lasciando stare quello negli Stati Uniti di 1,80 m o di 2 m in altri contesti internazionali, un marciapiede, come dire, di larghezza effettiva utile a garantire una marcia sicura dovrebbe essere di 3,10 m. Ovviamente, come dire, è complicata questa cosa, ma non è impossibile. Poi vedremo avere una larghezza di questo genere. Questo vuol dire che per una larghezza di 3,10 m, per garantire il distanziamento, ogni pedone dovrebbe avere a disposizione 2,5 m². Questo, richiamando una, come dire, la classificazione dei livelli di servizio, possiamo dire che prendendo questo valore di spazio disponibile per il pedone, stiamo riferendo a un livello di servizio D, che è un livello limite che dovremmo garantire affinché un pedone possa muoversi, ed è qui questa figura eloquente, si possa muovere in condizioni di sicurezza e di qualità minima limite percepita sull'infrastruttura. Quello che volevo dirvi è che rispetto a condizioni normali di deflusso, in cui riusciamo ad accettare anche la congestione di un marciapiede, tenere conto del garantire un livello di servizio D vuol dire che cosa? Vuol dire sostanzialmente ridurre del 65% la portata massima di un'infrastruttura pedonale. Quindi il distanziamento sociale, il distanziamento fisso, condiziona i flussi. Nel cambio di direzione di velocità, le correnti di flusso vanno ovviamente separate tra di loro, e jaw walking, che praticamente la modalità di spostarsi in modo casuale, non è da prendersi in considerazione. Questo velocemente, uno studio per valutare la fattibilità delle distanze di sicurezza fatta in varie città italiane, con una classificazione in relazione alla larghezza che indica la difficoltà a mantenere il distanziamento sociale, quindi molto difficile meno di 2 m, fino a molto facile più di 8 m. Quindi ho riportato le mappe di Roma e di Bari. Come vedete, gran parte della mappatura dei marciapiedi è rossa, sono pochissime quelle in blu in cui è possibile mantenere questo distanziamento. Quali misure sono state adottate nelle varie città? Misure fisiche che hanno, come dire, almeno in questa fase transitoria, misure fisiche quali dimensione delle infrastrutture, quindi è stata incrementata la larghezza delle sezioni, o misure di regolamentazioni di regolazione e gestione dei flussi pedonali. Queste sono tipologie di misure politiche da attuare che sono praticamente consigliate. Quello che volevo evidenziarvi velocemente è che, mentre quelli sono tutti aspetti connessi alla gestione e quindi, come dire, interventi di funzionari delle infrastrutture, dovremmo anche in qualche modo gestire i flussi di domanda, e questi attraverso i sistemi ITS, quindi i sistemi di trasporto intelligente, cioè monitorare i traffici e orientare la domanda verso percorsi nelle aree più congestionati, scarichi, quindi che possono garantire quel livello di servizio di cui parlavamo prima, un livello di servizio di. Quello che vi volevo in sintesi, come dire, sono andato un po' veloce, ovviamente poi il paper è a disposizione. Ci sono le soluzioni che possono essere adottate, ovviamente sono soluzioni che richiedono comunque investimenti nelle infrastrutture. Questa è, come dire, solo per far vedere come questa situazione a sinistra possa essere in qualche modo risolta, avendo anche qui lo spazio. Ma questo cosa vuol dire? Che se vogliamo veramente un sistema di mobilità sostenibile, questo ha un costo. In qualche modo, voler approfittare di questa spinta verso la mobilità pedonale e volendo renderla strutturale nel tempo richiede risorse. Io, la nostra percezione è che ad oggi queste risorse siano state indirizzate unicamente a sostenere forme di micromobilità o di mobilità condivisa, tralasciando completamente la mobilità pedonale. Pur sapendo che noi siamo consapevoli che se andessimo a fare un raffronto di tipo di convenienza economica e sociale, gli investimenti nella mobilità pedonale
sono sicuramente a favore di quest'ultima, cioè avremo indicatori molto molto elevati. Questo, come dire, anche qui c'è bisogno di un modo diverso di guardare il sistema della mobilità, guardarlo in un complesso più ampio e tenere conto che uno spostamento è una catena di eventi che avviene con diverse modalità. Se vogliamo che tutta la mobilità sia sostenibile e sia di qualità, ovviamente dobbiamo intervenire su tutti gli elementi della catena degli spostamenti e su tutte le modalità. Questo vuol dire ovviamente fare investimenti adeguati. Io mi fermerei qui perché grazie a voi. Grazie davvero, Andrea. Grazie anche per essere stato nei tempi, dovendo anche in questo caso un po' correre, diciamo, a noi non basta. Vabbè, ma l'importante è aver reso l'idea, come dire. Assolutamente. Io volevo fare soltanto due brevissime osservazioni. Tu dicevi sicuramente l'investimento, cioè investire nella pedonalità costa, però credo che sia un investimento estremamente remunerativo in termini sociali, no? Delle valutazioni economiche e sociali che noi facciamo rispetto a questa tipologia di investimenti sicuramente ci dà dei risultati estremamente interessanti e di lungo periodo, quindi probabilmente vale veramente la pena farlo, e le soluzioni anche come dire infrastrutturali che ci hai mostrato, cioè rendono molto bene, come di fatto anche in presenza di elementi naturali, no, che possono essere alberi, diciamo, o altri ostacoli tra virgolette, ma insomma a volte sono fanno parte, diciamo, di quella rete, del contesto urbano, del paesaggio urbano, che probabilmente insomma va comunque rispettato, però le soluzioni infrastrutturali ci sono. E poi un'altra curiosità, tu avevi accennato a questo 23,4% degli spostamenti che uscite dal TPL che è andato switchato verso la pedonalità. Devo dire che forse questo è anche un segnale estremamente positivo, no? Nel senso che normalmente purtroppo in molte realtà siamo abituati ad utilizzare le autovetture, comunque mezzi privati, anche per spostamenti molto molto brevi, no? E cioè questi, su questi anche ci sono delle misurazioni, quindi forse questo è anche un segnale estremamente positivo. Che dici? Allora, io vi porto l'esperienza velocemente. Mi chiesero un po' di anni fa di fare un piano della circolazione di un piccolo centro vicino Potenza, 7.000 abitanti. Piano della circolazione, poi, come dire, come si fa usualmente, se vuoi capire il contesto devi passeggiarlo, no? Non, questo è il... E mi resi conto che per andare da una parte all'altra del paese, pedonalmente, ci impiegavo circa 15 minuti, 20 minuti. Vedendo poi i dati Istat sulla ripartizione modale, la modalità pedonale era solo del 40% per la mobilità sistematica. Ora, quello che dici è veramente, come dire, concretamente da perseguire, cioè anche in questi piccoli contesti la gente utilizza l'autovettura per fare spostamenti che potrebbe fare tranquillamente con la modalità pedonale. Però poi ti rendi conto che lì viene fuori sempre il discorso di puntare sulla rete pedonale e invece di fare puoi anche fare la rotatoria o le rotatorie. Ma poi quando vedi che ci sono marciapiedi di un metro o passaggi pedonali non sicuri e quindi itinerari percepiti come non di qualità, è ovvio che questa cosa non funziona. Io dico che bisogna partire da questi dati, come dire, negli effetti negativi della pandemia qualcosa di positivo o qualche indicazione ce l'ha data. Allora strutturiamo e consolidiamo questa tendenza nella mobilità, nella nuova ripartizione modale, però attraverso interventi mirati, anche culturali, perché poi, come dire, io sento parlare sempre di tutt'altra modalità di trasporto, ma mai di quella pedonale. È strano, ma anche tra, esatto, i miei colleghi è sempre trascurata.